Strage di Bologna, strage di Stato, lo è stato. C'è ancora il segreto istruttorio, non è stato. Non ho trovato nulla. È una vergogna, una cosa indecente. I mandanti ci sono, però gli esecutori sono stati trovati e fra l'altro adesso sono anche fuori. I mandanti non sono mai stati trovati. Dopo 33 anni si può finalmente parlare di strage fascista? Direi che si può parlare di strage fascista già da un bel po' di anni. Un bel po' di anni. Direi che anche l'opinione pubblica è una cosa che è abbastanza accettata e anche riconosciuta, per cui è una questione quasi istituzionale, formale. Ovvio che fermare una strage fascista vuol dire anche mettere in discussione tutto un periodo storico che non farebbe certo buon gioco al governo attuale anche. Adesso non ricordo bene tutta la cronologia di questa storia che si è vista. Da tutto che c'è, questo a me dà fastidio o meno. A me dà molto fastidio. Che non c'è stato messo. Perché comunque rimane una strage fascista, anche se si vuole contenere. È una strage di Stato, che non l'hanno mai messo. La strage di Stato. Di Stato, certo. Fascista ma di Stato, sì, chiaro. 2 agosto 1980, ore 10:25. 20 kg di micidiale esplosivo fanno saltare in aria la stazione di Bologna, uccidendo 85 persone e ferendone 200. Da quel momento parte e continua ancora fino ai giorni nostri un tristissimo calvario per quelli di noi che erano qui quel giorno e si sono ritrovati lesi nel corpo e nell'anima. I nomi di questi altri vogliamo ricordarli da questo palco per ricordare le loro responsabilità. Sono i terroristi fascisti Francesca Mambro, Valerio Fioravanti e Luigi Favardini, esecutori materiali. Sono il gran maestro della loggia massonica P2, Licio Gelli, il faccendiere Francesco Pazienza, gli appartenenti al SISMI, Servizio Segreto Militare, iscritti alla loggia massonica P2, generali Musumeci e colonnello Giuseppe Belmonto. Coloro che hanno depistato le indagini per tentare di condurle su un'inconcludente pista internazionale, nonostante le condanne, tutti costoro sono in libertà da anni. Non mi ha mai detto.